C'è qualcosa di violento, di forzato in questa chiusura di tutto, e chiusura perfino nelle campagne, nelle strade, come se non ci avessero insegnato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, per 30 anni, che niente è più salutare una passeggiata all'aperto. Ora, una volta che si è tenuta la distanza, quella passeggiata non può essere interdetta a nessuno. Uno in realtà può non farla perché non vuole soltanto prendere aria, come sarebbe giusto e doveroso. E dovete riflettere, anche se avete paura, che non si corre rischio stando all'aria aperta, chi sta in campagna, chi sta in questi paesi desolati e vuoti, in questi luoghi dove non c'è nulla. Certo, la funzione della polizia è di impedire che le persone si assembrino, ma multare qualcuno perché cammina in riva al mare, perché fa una passeggiata in montagna, è una cosa, ma questa è un'osservazione che io faccio pensando a quanti medici la pensano come me e vi rassicurano che qui non c'è nessun rischio e abbiamo subito consenzienti per paura questa clausura, ma non dobbiamo farla diventare una cosa totalmente irragionevole. E allora, tra le cose che hanno patito di più in questi tempi ci sono quelle legate alla cultura, ci sono le grandi mostre, le piccole mostre, le mostre delle persone che per tanto tempo hanno desiderato farsi vedere le loro opere e hanno visto subito chiuso il luogo dove erano esposte. E poi i teatri, e si capisce perfettamente, i teatri sono luoghi chiusi in cui stanno troppe persone, e gli stadi, e anche le librerie dove non entrano molte persone, forse potevano restare aperte perché c'è bisogno di letture. Certo, uno può comprare per Amazon e molti editori rischiano di chiudere, non vendono i librai non vendono i loro libri. È una situazione angosciosa. Il libro è la vita dell'uomo, il suo pensiero. Il libro è il luogo dove noi raccontiamo la nostra vita. Non si può stare senza libri, sono beni essenziali, almeno come il pane che mangiamo. Chiudere le librerie è stato, credo, troppo audace. Certo, essendoci molte persone diventano pericolose anche le librerie, ma si potevano contingentare gli accessi. E tenere aperte le tabaccherie risulta un'incitazione a fumare per prendere quella che è una malattia legata al fumo, ma chiudere una libreria, chiudere un bene essenziale, lasciare aperte le edicole vendono anche libri talvolta, ma c'è qualcosa di ingiusto, di mortificante. Io spero che gli editori riescano a ritrovare la strada giusta. Possiamo, per noi che scriviamo libri, che comunichiamo, io parlo d'arte, faccio fatica parlare d'arte attraverso questi mezzi, dovendo avere tutte le fotografie da vedere, perché come fai a commentare un'opera d'arte se non ce l'hai davanti? Le fotografie dovresti portarle come una documentazione molto provvisoria, quindi meglio leggere forse. Ma per chi vuole leggere libri, non li può comprare in libreria, io credo che sia giusto suggerire, per me come per altri, di andare su internet, nel caso mio sul sito www.vittoriosgarbi.it, trovare i miei libri sull'arte. Chi non mi ha apprezzato per posizioni che ho assunto in tante circostanze della vita e della politica, sa che io parlo d'arte come qualcosa che per me è essenziale e ne parlo perché tutti la possono capire. Credo che nessuno lo possa negare, la passione che io ho sempre messo a raccontarla. E quindi mi dicono pure che chi acquista i libri sul sito potrà ricevere dei libri che hanno già le mie dediche, dediche o firme, che posso anche personalizzare se sappiamo chi desidera il libro. E basta inviare il testo della dedica, cioè il nome della persona che la vuole, l'indirizzo di spedizione perché lì si possa mandare il libro con la dedica. I libri in vendita sono il mio libro su Leonardo, Il genio dell'imperfezione, aver capito rispetto a Raffaello che è perfetto
che è irraggiungibile, che è divino, che Leonardo è grande perché è imperfetto, è il genio della imperfezione. Il diario della capra, che è un libro divertente per ogni giornata, soprattutto per gli studenti che, non andando a scuola, ogni giorno lo perdono cercando di raccogliere nell'aria quello che un insegnante non gli può più insegnare. E poi la serie del Tesoro d'Italia, i 7 volumi in cui io, dalla pittura di Giotto fino al Novecento, racconto l'arte italiana. Tesori d'Italia. E poi La Costituzione e la bellezza, un libro scritto con Michele Ainis, in cui indichiamo come la bellezza sia costituzionale, come sia uno dei valori fondamentali e qualificanti dell'Italia. L'Italia è la bellezza, più di ogni altro luogo al mondo. E poi il libro su Parmigianino, che è un libro che parla di un artista morto a 37 anni come Raffaello, che è stato anche più bravo di lui, forse più sofisticato e meno assoluto, raffinato, un artista che merita di essere conosciuto. Ecco, Leonardo, Diario della Capra, Tesori d'Italia, La Costituzione e la Bellezza, Il Parmigianino e anche Il Rinascimento, un libro in cui io parlo di quello che sarà il nostro futuro, perché occorrerà rinascere veramente, non solo rispetto al passato, non solo rispetto a quello che l'Italia è stata nel Rinascimento, che è il momento più alto dell'arte italiana, ma anche rispetto a quello che dovrà capitare subito dopo la peste, uscire e rinascere. Quindi, se qualcuno di voi ha intenzione di ricevere questi libri e di leggere le cose che io ho scritto, www.vittoriosgarbi.it. Lì troverà tutti i libri che io adesso ho descritto.